Ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Magro. Siamo sempre qui su Marvel Guardiani della Galassia. Abbiamo incontrato Cosmo, ci abbiamo anche parlato. Una figata pazzesca. Grafica spettacolare. I peli del cane sono sensazionali. Andiamo avanti. È qui che vi siete intrufolati? Così lo fai sembrare difficile. Aspetta. Ma tu dici nota dei È peli la del cane? corteccia di Sì. Continuum. Miglior modo di trovare Nave Nova prima che si sposta. Hai trovato Corella? Dov'è adesso? Nave Nova ora in sistema Elydra, orbita di pianeta Maiko. Contraxia. Cosmo non sorpreso, Bruccione molesto ama pianeta di Scar. Bruccione molesto. Le loro toilette contengono informazioni preziose. Intero pianeta ora diffonde segnali. Oh, come sapere, stavo per spettacolo. Cosmo non comprende scopo né intenzione. Tutti quei bar, sale scommesse. Bordelli. Forse non è poi così male dopo tutto. Cosmo soffre. Troveremo Corel e salveremo Contraxia. Forse non è il caso di fare troppe promesse. Siamo i guardiani della galassia, è il nostro lavoro. Sono con te, Peter Quill. Ah sì? Certo, il tuo discorso mi ha stimolato. Becca piedi. In quanti sono a conoscenza di questo posto? Abbastanza. Non è diffuso in tutta galassia, ma scienziati vengono da molti posti. Se Thanos ne avesse avuto idea... Quindi dove siamo? Un altro ascensore? Lo sono. Adesso ci arriva. Prego di allontanarsi, guardiano di galassia. Wow. Che magnifico sortilegio è mai questo? Lo so, è come se non avessero mai visto un'enorme mano transdimensionale. Prego salire su Palma. E se si mette male, come torniamo indietro? Teletrasporto. Può comunicare con Cosmo e, se emergenza, riportare guardiano di galassia. Lo sono tutto. Meglio lasciarlo a te che a Capitan Scarso. E ora, investigate Nave Nova. Usate teletrasporto per rapporto. E tu parlerai con l'Unimente? Per togliere quella multa, sì? Cosmo Brother. In bocca di lupo, guardiano di galassia. In bocca di lupo, sì. E le cinture di sicurezza? Non vomitare stavolta. Questo è... sortilegio? Stavo per dire vertiginoso. Io sono Groot. Ci fai l'abitudine. Siamo nello spazio. Siamo in mezzo allo spazio, alle dimensioni, al tempo, persino alle diverse realtà. In che senso in mezzo? In teoria è uno spettacolo sto viaggio. In qualsiasi momento, anche luoghi che non esistono, ma esistono. La posso vista anche... Ah, ok. Non ci possiamo... No, Hulk. Avengers! Uniti! Non li vedo. Che razza di nome è Avengers? Ah, come che razza di nome? Quel suono è normale. Normale, non hai sentito niente. Pat Benatar e Joan Jett, proteggeteci. Chi sono questi dei di cui parli? Sono dei. Ma dove che siamo? Drax? Non sono io a ridere, è un chiaro presagio delle nostre morti imminenti. Nasconditi pure dove vuoi, Nicolino. Oppure è una realtà alternativa. Sembra un'altra alternativa. Conosco quel suono. Sono fiero di te. Realtà alternativa, dice. Hai visto, non l'ho detto. Ma... Guardate, è Spider-Man! Ehi, quella è la Terra. Peter! Mamma. La tua amichetta è arrivata. Entra pure, Jenny. Peter arriva. Davvero? Jenny? Ok, prossima fermata alla sopra. Forse. Stiamo entrando? Vieni, Groot. Si parte. L'alito di Morga. Ok, proviamoci. Non puoi essere in questo modo. State tutti bene? A te che sembra? Tenetevi, cerco di ripristinare la gravità. Ah, oh, beh. Ditegli che non mi va di fare il suo lavoro per lui. Usa il visore, Peter. Questo è qua, eh? Non succede niente. Qua, qua, qua. Digli di controllare l'alimentazione. È scarica! Digli di trovare una batteria. Hai sentito? Sì, sì. Batteria? Dove la trovo la batteria? Insomma, non... Questa potrebbe tornare utile. Ah. Raccoglila, allora. E come la raccolgo? Ok, tra un tic sarete tutti coi piedi per terra. Ok. Ok, ecco una batteria. Se l'è presa comoda. Ehi, faccio del mio meglio. E noi ancora qui a fluttuare. L'ho presa, me la metto, eh.
Ok. Vai, vai. E vai. Ok, ho installato la batteria, Gamora, ma non succede niente. Non stai scherzando? Bah, va bene, glielo dico. Ascolta, alito di lumaca, dimmi che cosa vedi. Ci sono un cavo blu e due connettori, giallo e rosso. È un grosso coso verde. Non toccare il coso verde! Pessimo momento per gridarmi contro! Ok, ok. Prima cosa, cerca di attaccare il cavo a un connettore. Ci serve solo una botta di energia. Uno qualsiasi? Non è mica fisica quantistica, scegline uno! Comincio da... Ci sto provando! Oh, merda! Chissà se sarebbe successo la stessa cosa. Davvero fenomenale quella! Ho capito dove sei. Tenetevi fuori! Sta cosa... Ok, vi ho salvato, dai. Ah, siamo ancora senza gravità. Una cosa dovevi fare, Quill. Ho fatto esattamente... Pure c'è. Quanto misura la gravità? 9,81 metri al secondo quadro. Accelerazione di gravità. Non sapevo che potessi farlo. Neanch'io. Ok. Quelle armi sono sempre più formidabili. È la seconda volta che si trasformano così. C'è una cosa nuova, E questa era la terza, la c'è una scarica elettrica adesso, fantastico. Quando mi hanno rapito. Quando mamma è morta. Continuiamo a investigare per conto del cane. Prima dobbiamo togliere di torno questi detriti. Okay, il colpo elettrico. Ok, c'è il colpo elettrico. Qua? Chiamiamo Cosmo per dirgli cosa abbiamo scoperto finora. In che senso una parola d'ordine? Qua penso. Ok. Ok. Oh, ma Gamora fa dei salti. Lo chiama finché non decidiamo una parola d'ordine. Potrebbe tornare utile se dovessimo trovarci in difficoltà. Bene, colpa di Quill. Propongo, spezzagli una gamba. E aspettiamo a chiamare Cosmo finché non capiamo cosa sta succedendo. Dovremmo implementare ufficialmente l'espressione rapporto per il cane. Si può uscire solo di qua, ma non c'è corrente. Sarà su un circuito diverso. Non puoi trasferire dell'energia. Non le ho io le pistole elettriche. Aspetta, te. Rapporto per il cane, qualcosa ha spinto i Nova Corps ad abbandonare la nave. Forse si sono licenziati. Non tutti si arrendono appena le cose si mettono male. È una frecciatina? Momento. No, era una critica mordace. Io sono Groot. Allora, ragazzi, Rocket ci ha mollati e poi è tornato, non importa. Funzionerà. Vabbè. Yake. Perché succede sempre così? L'avete sentito tutti, vero? No. Sì. È successo lo stesso quando stavo ripristinando la gravità. Ah, pensavo fosse successo qualcosa. Proprio come è successo sulla roccia. Esatto, un tentativo disperato di mantenere una posizione difensiva. Tutto quello che è successo sembra collegato a questa nave. Forse la tua ex è impazzita dopo averti visto. Corrente pure qua. Possa ispirare un ammutinamento. Ok, dobbiamo trovare l'ufficio di Corella. Qualcuno dica a Quill. Sapevo che sarebbe stata utile. Da dove arriva quella chiave nuova? Me l'ha data Nikki, per non darla a sua madre. Arrivo ragazzi, un momento, abbiamo un attimo aperto. Lo sai che cosa fanno i Nova Corps alla gente che li deruba? Guardati intorno, scommettiamo che non restano abbastanza Nova da giustiziarci. Se conoscessi meglio questa bagnarola, forse devo andare di là. Da dove è cominciata? Sai dove siamo, Gamora? Purtroppo no, i Nova non mi perdevano mai d'occhio. Avevano buoni motivi per non fidarsi. Ci risiamo? Fatto, c'era solo un banco di lavoro, quindi... Cioè, solo. C'era un banco di lavoro. E vai. Ok. Si passa... Ascensore? Adesso ho capito perché brancolavamo nel buio. Oh, oh, oh.
Guardati come sei sexy. Smettila di provarci, Rocket. È normale che sia ribaltato. Solo se vuoi sparare tutta l'energia della nave verso il soffitto. Non ha proprio senso. Deve esserci un motivo. Uno brutto. Prova la console. Possiamo usarla per reinvertire il nucleo. O deinvertire? È quello. Divertire? Rocket. La console è bloccata perché le staffe sono ritratte. Se riusciamo a farle uscire dai pannelli laterali, possiamo ribaltare il nucleo. Aspetta. Deve esserci un altro macchinario lassù. Gamora, mi dai una spinta? Ma certo. Ok. Allora, lassù un altro macchinario. E ora ci risiamo. E usare il misterioso potere della maschera di Peter. Ok, sì, le aggancio tutti? Sai, quelle pistole sono meglio come attrezzi da lavoro che come armi. Bel tentativo. Ora liberiamo l'altra. Vabbè, e allora... Gamora. Mi riserve... Bene, Gamora, pensiamo alla seconda staffa. Vai. Ok. Ok. Troppo in alto, secondo me. Perfetto. Posto. Ora torna qua giù. Pare tipo un fucile. Adesso vediamo cosa. No, cacchio. Gruppo elettrico. I gruppi elettrici rimbalzano tra i nemici vicino tra loro. I nemici aggiungono. Vabbè. Ragazzi, abbiamo compagnia. E altri di quei pazzoidi infetti. Cavolo, speravo di trovare dei Nova Corps, ma non conciati così. Vediamo chi ha girato il nucleo. Ma perché? Ok. Ciao, ciao, Nova Sfigato. Bella questa, comunque. Non sono il Nova Corps che speravo di trovare qui. No, ma sono quelli che mi aspettavo. Ah, devo caricare, tu. E tu cerca di non farti colpire da quella. Bravo, Drax. Ok, eccoci tu. Allora, andiamo un po'. Ah, mi sbaglio. Oh. Allora, voglio capire un attimo una cosa. No. No, ok. Attaccare i Nova Corps aumenterà la multa. Questi non sono i Nova Corps. Non posso, lo fatto. Dici no? Vabbè, comunque l'abbiamo fregato. Ce ne sta ancora un altro là. Deve essere l'ultimo modello di Nova. Mi sa che è morto. Le scosse hanno smesso appena abbiamo allontanato il reattore dal soffitto. Dobbiamo salire là sopra e scoprire perché, per riferirlo al cane. Rocket, cosa dice quella console? Che sta a te fare gli onori di casa. A quanto stiamo con l'abilità? Ok. Sorpresa! È un grosso ascensore. Possiamo usarlo per andare lì sopra. Niente fichissime tutine volanti per i soldati e i meccanici Nova, mi sa, eh? Tipico. Nessuno ha più rispetto per gli ingegneri. Se ti interessa l'efficienza... Wow! Ah, delle morse! Ci vogliono incastrare! Altri spitati in arrivo! Bastardi! Hanno deinvertito il nucleo! Ci basta reinvertirlo di nuovo! Prima li facciamo fuori! Ok. Oh, vabbè. Mi innervosisce combattere vicino alla torre di una nave! Non credo che la cosa ti preoccupi molto! Vediamo se riesco a fregarle un po'. Sto facendo davvero saltare i nervi! Concordo! Il soldato fulminante sarà in giro! Questo è grande! Lo stregone galvanico spanta! Pugna! Ero proprio stufo di quelle linee! Ok. Momento che arrivo, eh. Buona fortuna con quelle mine. Ah. Ci siamo? Che è successo? È scattato l'allarme? Abbiamo tolto energia al loro esperimento segreto. Bene. Ci credo che gli giri. Togliamo quelle morse, così possiamo proseguire. Le strapperò dai loro acetaboli. Non servirà a niente, bicipiti. Ma stavolta abbiamo una sala comandi per spippolare. Bene, non saranno delle morse a fermarci. Ah, visci di bastardi!
Hanno rimescolato i circuiti e adesso non posso sganciarle. Sono stufo di queste morse. Dovremmo reindirizzare i circuiti a uno per resettare la griglia. Ecco, oh no. Ti apro la porta. Dovresti riuscire a vederla usando il tuo visore. Ok, ho il visore, adesso? Esattamente devo quello che cercavo. La corrente, secondo me. Sì. Credo ultimo, dovremmo farci soltanto questo, quindi. Alla comandi, penso sia questa. Che non penso che funzioni già, no. Arrivo, Mi serve quindi solamente questo qua. Le morse demordono! Bravo! Ora torna qui prima che ti abbandoniamo. Sì, vediamo fin dove arrivi senza il tuo pigiatasti. Ora che abbiamo visto quei 9 infetti, siamo d'accordo che qualsiasi cosa stia succedendo non va affatto bene. Si sono infuriati quando abbiamo rimosso la fonte d'energia. Sarà importante per i loro sforzi. Qualsiasi cosa sia, ho voglia di romperla. E poi tornare da Cosmo per la ricompensa. Ok, allora. Questo è il nostro piano. E no? Ah, queste porte sono sigillate. Cerca un'altra via d'uscita. Perché queste si schiassano? Drax, colpisci il pannello dove convergono i cavi. Fammi spazio. Ce la fa. Occhio, Questa è una parte un po' più... Vieni in California, vedrai che bello. Ci divertiremo da matti. Cos'è stato? Oh, niente. Non tu. Devono aver ribaltato il nucleo. Si è appena riavviato qualcosa. Bene, ora siamo bloccati nell'aerazione. Bravo, Quill. Senti, so che ce l'hai con me e mi dispiace. Cose accettate. Basta? Tutto qui? Se non te ne fossi accorta, al momento abbiamo cose un po' più importanti in ballo delle scuse di qui. Wow! Porco razzo! Cosa stanno facendo questi cacchio di Capula con Traxia? Cos'è questo coso, Rocket? Non saprei! Sembra che assorba qualcosa! Ha qualcosa a che fare con quei cubi? Oh, dovrei controllare da vicino! Dite quello! Siamo già stati in quest'area! Ma ero caduto, che è successo? Sembra quasi che la stiano accumulando. Allora cos'è? Usano il raggio per caricare una specie di batteria. Porte galattiche IO standard. Separatori glass metal igheliani. Gato di Kree. Ho capito giusto un paio di parole. Mai visto nulla di simile. I valori energetici sono ovunque, ma non capisco di che energia si tratti! Ma che razzo! Io sono Groot! Rapporto per il cane, l'energia è all'interno di strani cubi. Dove devo andare? Un momento, scusa, perché non sta capendo... Ok, scusami. Vai. Groot! Dobbiamo controllare quel raggio gigante! Ben capito. Vuoi farci passare? Ma dove stavi, Groot? 3 ore per far stare... Rapporto per il cane! Questa cosa deve essere distrutta! Non sappiamo neanche cosa sia! Inoltre rischiamo di fare a pezzi l'intera nave! Ho fatto bene a cadere, ho sbaglio. Ma che razzo! Evitiamo il raggio dell'orrore! Ottima idea! Guardiano di galassia, Indagine indica che Ala Hope è chiave per mistero di galassia. Cos'è il rumore? Stiamo preparando un rapporto dettagliato. C'è un problema sulla nave, ed è grosso. Tu dare dettagli. Nova Corps sono impazziti. C'è stato uno scontro, ma non ci sono cadaveri. Oh, e c'è anche un cannone laser gigante. Guardiano ha trovato Centurione con... Cos'è? Centurione? Piotr. È successa una cosa, ti chiamo io? La tua esperienza contro Centurioni sarà indispensabile. Allora, abbiamo... A terra! Rocket! Aspettavo più coordinazione! Non mi ha dato Rocket! Anche a noi serve più coordinazione! Lancia, Drax! Che sfida! Dobbiamo fare in modo che venga Joe! Ok! È la tua fine! Speriamo che non possano rivelare dove siamo! L'ultima cosa che ci... Non era forte, era scherzo. Era scherzo. Oh, arrivo la miseria. Avete visto il cadetto Bolt? Andava circa così. Non
Allora. All'edificio? Vieni qui! Fatti colpire, cavolo! Ok. Volete dirci che sta succedendo su Contraxia? Non credo siano qui per farci da guida, Peter! Dovrebbe essere, penso. Peter qui! Lascia che li distrugga! E vai, Axel! Falli fuori, Drax! Subite la mia ira! Spero che non siano collegati all'unimente! Ok, questa nave non morirà. Deve essere l'epicentro di qualunque cosa stia accadendo. Ci serve Corella, ci servono delle risposte. Ci servono pure altri punti abilità. Hai idea di dove potrebbe essere? Potremmo vedere nel suo ufficio. E so anche come raggiungerlo. Allora, pensa sai che... Sai dov'è l'uscita dell'hangar? Sì. Pardon, ho sbagliato. Quella che ho usato con Nicky quando siamo stati qui. Ah, non va bene. Ah, secondo me qua bisogna fare qualcosa, Ok, Il responsabile è meticoloso. Rocket, puoi vedere dove va quel condotto? Tutto pur di uscire da qui. Siamo pronti, nel caso il ratto decidesse di distruggere il macchinario. Ecco qua. Sì, grazie. Forse adesso funziona. Serve un modo per passare. No? L'energia in quest'hangar mi fa drizzare i peli. Ma ce la faccio a passare? Anche il mio pelo. No. Aspetta, ma se sei più pelato di un asteroide? Falso. Ho le gambe coperte di soffice meluglia. Io sono Groot. Ho provato a sparare. Le batterie sono corazzate. Dobbiamo trovare un altro modo. Oh. E questo dici? Povero vecchio Contraxia. Drax, ho bisogno che sposti questo. Ah, immagino okay. Che tu abbia un plan. A volte capita di averne uno, ma se... Ah, ho capito cosa hai in mente. Dobbiamo afferrare una batteria con la blu. Sì, è questo il piano. Sei sicuro che possiamo stare tranquilli vicino alle batterie? Proprio come pensavo. Sì, ottimo sì. Lavoro, Peter Quill. Spero solo che non generi un'esplosione. No. Ok, forza, il tunnel è da questa parte. Per fortuna non si... L'unificatore ha rilevato un'intrusione. Dividiamoci. Li troveremo. È il volere. Volere. Veloci, ce ne sono troppi. Nel buco, saltate. Mi vuoi spiegare perché sei saltato con la ragazzina? È tra le cose più stupide che ti ho visto fare. Era così preoccupato, dovevi vederlo. Ehi, Starborn ci serviva per il capitano. Temevo che se fosse morto sarei finito di nuovo in cella. Era adorabile. Vi detesto. Ok, ce la faccio. Volevo recuperare sto coso. Grande. Allora, abbiamo nuove idee sull'aspirapolvere gigante puntato su Contraxia? Qualcuna, tutte pessime. Ok, grazie Groot, non mi fa cadere. Credo proprio che sia giusto. Perfetto. Tu credi? L'altra volta c'era un tale Macello. Ci penso io se vuoi. No, Rocket, no. Non è un pezzo della nave del qualificatore. Unificatore. Quello che è. Quando ci hanno arrestati hanno detto che Raker era stato fermato per le stesse ragioni. Non proprio le stesse. Stava rubando nella zona di quarantena. Lasciate perdere Raker, il nostro obiettivo è Nicky. Forse il tuo, il mio è non morire su questa nave. Yeah. Il cane vuole che individuiamo il centurione Corel. Ok, saremo multitasking. Tu e la tua ragazza avete fatto una caduta notevole, Peter Quill. Ma che caduta? Era un salto eroico. Dunque, tu e Nicky come siete passati l'altra volta? Prima non c'era nulla a bloccare la strada. C'erano fiamme ovunque. Usa quel visore, trova una soluzione. Stupissimi. Io sono Groot. Non lui. Ok. Drax, qualche idea? Non devi chiederlo. Gamora, riesci a darci una mano? Adesso io, Peter. Vabbè, è scazzato tutto. Per l'ennesima volta, Groot. Andiamo da Corella e Nicky. Io sono Groot. Ok. Concordiamo che il capitano e la ragazza siano quasi certamente morti? Corella è sopravvissuta alla guerra.
e ha una relazione con Peter. Pensate. Detto che questa volta non ce l'ha fatta. Vuoi davvero scommettere sulla vita di una madre e di sua figlia? Nikki è una delle ragazze più in gamba che conosco. Attento laggiù, Peter Quill! Ho sì, capito, ma secondo me qua... Rispetto all'altra volta è tutto più brillante. Ci possiamo forse beccare... Forse la ragazza galleggia la deriva a faccia in giù. Qualcosa, funzionerà. Rax, credo proprio che oltre quei tubi possa esserci qualcosa. Davvero appunto. Interessante, Peter Quill. Forse dovresti parlarne con l'assassina? Vai. Gamora, il pavimento Usa. Non proverà più a ucciderci. Beh, allora proviamo. Ho sbagliato personaggio. Beh, comunque non c'è traccia di Nikki o Corel. No, no, proprio ha preso un costume. Cioè, in realtà è una bella notizia. Sa se ne ho mancati qualcuno, camminando. Sicuramente penso di sì. Troppo in questo gioco non si può essere. Dove andiamo? Di qua, di qua. Andiamo di qua, dai. È scontato che dobbiamo andare di qua. Groot dice di pensare subito a un piano di fuga. È caduta solo una supposta. Il piano è chiamare Cosmo dopo aver trovato le risposte che cerchiamo. Le risposte che cerchi tu? Gli do corrente a questi, sì. Vado di qua? Vado di qua, dai. Vediamo che troviamo. No, ok, era... Qua troviamo roba per noi. Non era un posto per avanzare. Però avete visto come all'inizio abbiamo beccato un sacco di materiali. Adesso il materiale ce ne trovano pochissime. Per potenziarci non è mi sembra difficile. Un luogo sicuro, Peter Quill. Meglio qui che dove ci sparano. Parla per te, grazie. Preferisci quando sparano? Meglio sparare a chi non mi va a genio che cercare qualcuno di cui non mi frega. Al nostro leader importa. Dovremmo fingere che importi anche a noi. Sono Groot. Ma naturalmente. Ok. Cosa interessante di questo gioco è il dialogo costante. C'è un dialogo costante, ma veramente, cioè, impressionante. Qui riesci sempre a tenere alta l'attenzione, cioè sembra veramente un film, eh. Ok. Non ricordo che l'ultima volta ci fosse questo gas verdastro. Forse intendi il gas verdastro letale. Tutta la nave è una trappola mortale. Di sicuro c'è un modo per liberare questi tubi. Lo spero, perché non mi infilerò mai in quel disastro. Ok, che cos'è quel crepa? Usare la tua arma di ghiaccio, Peter Quill. Grazie. O magari ami incrociolarti nel tampo inebriante della morte. Fatto! L'ho freddato! Ok, era tremenda. Okay. Ah, altro gas letale. Magari Nikki si deve un po' caricare. Per proteggere. Quale scorregge? Pure, aprite le orecchie. Sono già morte. Sai una cosa, amico? Stai facendo lo stronzo! Molto più del solito! Madonna, come la tensione è palpabile. Come nervosetto, che ne dite Peter. Di farla finita, tutti e due. Concordo, oppure risolvetela lottando all'ultimo sangue. Senti, Robert. Lo so, a volte faccio pietà. Capita a tutti noi. Sarà per questo che ci siamo trovati. Io non faccio pietà. Allora, qua ci dovrebbe essere qualcosa. Ci tengo alla squadra. Per bloccare ma la porta. Siamo noi a essere nei guai. E Nikki è solo una bambina. No. L'importante è che sia chiaro che fai schifo. Cristallino. Oh, andiamo di qua, dai. In realtà c'era una cosa per bloccare il pistone lì. Vado di qua? Ok, Gamora. Tutto tuo, Gamora. Volevo proprio tagliare qualcosa. Sicuro che sia la strada giusta? Tenete gli occhi aperti. Sai, Peter, se Nikki e Corel fossero... Non lo sono. Dico solo di prepararsi a ogni eventualità. Non lo sono, okay. Niente da segnalare. No, non c'è via. Farai una bella presentazione con le slide. Io mi occupo del racconto orale delle nostre scoperte. La parte visiva aspetta. Ah, oh, bene. Allora, dobbiamo fare questo, tipo... Ok. Tipo vapore praticamente.
qualcosa da segnalare a Cosmo? No, okay. Niente che sempre questo, vai. Ancora niente su Mickey e Corello. Di fronte alle terribili della morte, chiarissimo. I cattiani si concentrano sulle cose concrete. E che stai a portare prima? No, terrò a mente. Ma dove state, raga? Non vi vedo più. Ho fatto il passaggio, eh. Di qua? Di qua. Ecco, è la strada giusta, sicuramente. Allora non serviva a niente quel percorso. Ha un rifugio segreto un po' più avanti. Non stavamo andando all'ufficio del capitano? Sì, dopo aver controllato questo. Non rompete nulla. Per lei è un posto importante. Oh, wow! Nicky ha fatto tutto questo. Eh sì. Tutto fico, eh? Nicky! Piccola, fatti vedere! Magari prova a essere meno spaventoso. Sono Peter! Il pirata! Il pirata, che pirata! Nicky! Non vogliamo ucciderti! Dobbiamo allora, arrivare in quella stanza. Mandiamo. Rocket! Hai il corpicino da bambina! Dici che ci passi? Ritenta quel. Con gentilezza, Peter. Sono preoccupato per Nicky, ok? Temo che possa essere ferita o spaventata o non so cosa. Potresti per favore vedere se è lì dentro? Ecco, era così difficile. Non vedo bambine. Eh no. Che? Attento, Peter Quill. I giocattoli dei bambini nascondono spesso delle trappole. No, non è di Mickey, è mio. Ci stiamo prendendo la sua roba, perché in tal caso... No, voglio dire che un tempo era davvero mio. Quill, puoi venire un attimo? È ossessionata da te. Perché ha un tuo giocattolo? È un regalo che feci a Corella quando stavamo insieme durante la guerra, un ricordino. Nessun significato strano. Questo significa qualcosa? Quanti anni ha la bambina? 12. L'avevo capito già prima, però. Congratulazioni, Peter Quill. Sarai un pessimo padre. A meno che non sia morta, in quel caso non importa. Aspetta. Madonna santa. Ci hai portato qui per questo. È ovvio. La bambina ha 12 anni. Qui... Sì, ok? Sì, le date potrebbero combaciare, quindi è possibile, credo. Non è che me l'hanno insegnato a scuola. Che bell'inizio. Ok, possiamo prima capire se Corella e Nicky stanno bene? Qui non ci sono, quindi dobbiamo continuare a cercarle. Ma c'era qualcosa da terra, infatti. Non vi sentite a disagio a frugare tra le cose di Nicky? Peter Quill è il padre, ha il dovere di intromettersi nella sua vita. Bravo, Drax. Quill, credo che non sia qui. Credo che a Nicky non dispiacerebbe se lo usassi. No. Che ne dici, Rocket? Vediamo un se po' anche se c'è le dispiacesse, qualcosa. Pazienza. Quando vuoi. No, no, okay. No. Dove eravamo? Congratulazioni per la paternità. Allora. C'è una strada per l'ufficio di Corell dai tubi sulla sinistra. Sì, vedo un passaggio. Potrebbe essere chiuso dall'interno. Scusami, Starpa. L'ho capita! Che... E adesso dove razzo fa? È a caccia di indizi. Allora, sulla sinistra, eh. Volevo vedere se là c'era qualcosa. Pensavo si attivasse qualcosa. La postazione della bambina è notevole. Ha collegato il terminale alla rete d'emergenza in modo impeccabile. Te l'ho detto, è sveglia. Forse Peter Quill in fondo non è il padre. Già, sono d'accordo. Non è abbastanza tonta. Magari ha preso tutto dal lato materno? Sì, avrebbe dovuto mostrare almeno un po' di follia. Ok, Drax ha di certo in mente qualcosa. Stiamo tutti al gioco. Nicky è troppo sveglia per essere tua figlia? Come volete, ma chiudiamola qui. Vuoi davvero essere un padre di quest'isola? Quello è l'ascensore che ho preso con Corella e Nicky. Se ci va bene, forse stanno scendendo proprio ora. E quando mai ci va bene? E se ci va male... Allora. Come
Penso che li abbiamo fatti abbastanza fuori, Che c'è? Ora inizi a comportarti da paparino? Stiamo bene, Peter, sappiamo difenderci. Due punti abilità mi pare che... sì, che non abbiamo proprio potenziato Groot, manco Drax. Vai Groot, Li troveremo, tranquillo. L'ufficio di Corella è da qualche parte in alto? Sì. Pensa dove vengono questi. Dobbiamo cercare di salire. Forza, all'ufficio di Corella. E saliamo. Secondo me ho perso qualcosa di là, Ah, ma troppo. Mettilo qui, al momento stai sclerando. Questa storia del padre sfigato ti sta logorando. C'è chi ha bisogno di anni per comprendere certe responsabilità. La possibilità di poter essere padre mi spaventa un po'. Solo un po'? Abbandonati al panico, Peter Quill, è l'essenza della paternità. Abbandonati al panico. Mamma mia, pure a cantare. Cioè, ci metti pure la... E basta. Cioè, ci state già... Dov'è questo ufficio, Quill? È qui, da qualche parte. L'altra volta non c'era questo casino. Nel dubbio, seguiamo il tanfo di morte. Tanfo di morte. E qua? Sì. Ehi là! Corel? Nicky? È deserto? Abbandonato. Forse si nascondono. Prima c'erano quelle strane scritte sul muro. Provo ad accedere al suo computer, magari mi ripulisco la fedina penale. Rocket! Sto scherzando. Ora accedo al registro. Vuoi sapere cosa è successo qui o no? Ok. Noi diamo un'occhiata in giro. Potremmo trovare qualche indizio utile. Le iscrizioni sono qui. Qui c'è scritto... Fidati della mamma. Ritorno. Speranza. Promessa. C'è qua terra? No, questo cos'è? Una specie di minaccia. Il consiglio Kree chiede prova del retaggio di Nicky per le leggi sulla purezza Kree. Leggi sulla purezza Kree? Corella non te ne ha mai parlato? I Kree sono molto rigidi a proposito del loro lignaggio. Ah, non va affatto bene. Per te? No, per Nicky. Che probabilità ci sono che sia tutta opera dei Kree? Il consiglio della purezza non è critico. Se punisce qualcuno, si assicura che tutti lo sappiano. Corel e Nicky sarebbero appese in bella vista. Una specie di tingitrice. È normale che i Kree si tingano i capelli. Solo se nascondono qualcosa. I documenti di Nicky. Però qualcosa non torna. In che senso non torna? Non lo so, come se fosse segnalato. Non saprei dirti. I documenti segnalato. C'è la data di nascita della bambina? È in linea con i tempi di gestazione dei Kree? Oh, wow! I Kree leggono fumetti! Ok, ci sono! Ma ho brutte notizie, rubacuori! Ti hai trovato! Vieni, così te lo mostro! Nicky! Sono chiari segni di lotta, Peter Quill. Sì, non promette nulla di buono. Tutto sotto sopra. Ah, ehi, Quill, vuoi vedere questa cosa o no? Sì, se c'è, che cosa non mi sto guardando? Niente. È il capitano, avrà un diario di bordo. Perché? Tu lo tieni? Voglio dire che sono scomparsi, tutti. Sembra quasi che l'unimente abbia voluto eliminare ogni prova. Hai già provato a spegnerlo e riaccenderlo? Non esistono copie. Le navi Nova non hanno un server centrale o qualcosa di simile. Un elaboratore Nexus, sì. Se ci sono fantasmi nel sistema, è lì che... Mi rifiuto categoricamente! Sta parlando di dati, Drax, non di fantasmi veri. Giusto? Sì, ma dovremo accedere direttamente al Nexus. E quello è sul ponte. Resteremo qui finché non sapremo che cosa è successo. Al centro operativo, allora. Stando alla piantina della nave, da qui si dovrebbe arrivare al ponte. Guarda, nuovo oggetto guardiane, ok. Da qui si arriva alla... ok. Però abbiamo trovato proprio... Nessuno... Ma... Rapporto per il cane! Laggiù c'è uno di quei preti, non è vero? Oh, merda! Ok. Basta così, mi tiro fuori! Thank you.
Riker. La porta per il cane, siamo sotto attacco! Da parte di un robot gigante? Da parte di un prete bizzarro? Da un bizzarro allora. Prete, un robot gigante! Ehi, sì, bisogna segnalarlo decisamente al cane. Ra! Con molto piacere! Ok. Tutto ciò che dovevamo fare era spaventare il corridoio in silenzio! Beh, Dax. Quello che stiamo facendo, lo meniamo abbastanza, penso. Quindi questo affare serve a proteggere il server. E andiamo. Sì, e probabilmente per tenere d'occhio il centro di comando. Lasciala, ho detto. La agli effetti, server. Sì, amico, capito? M'ha preso. Di Groot non mi ricordo se c'ho anche l'alta abilità. Raccontare del prete al cane. Prete robot. Io sono Groot. Dice che il cagnaccio non risponde. Prova ancora. Noi cerchiamo di trovare una via d'uscita. Davvero? È la stanza dei server, vero? E nei server ci sono i dati. Funzionerà. Bella mossa, Peter. Hai visto? A volte capita che io sono Groot. Che azzecchiamo la cosa giusta. Fuffy non risponde. Prova ancora. Ti traiti tutti? Ok. Forse avremmo dovuto interrogare il prete robot? Ok, dunque, stando alla mappa, il Nexus dovrebbe... C'è un pannello aperto. Credo che sia l'uscita. Perfetto. Dobbiamo solo saltare su alcuni di questi server galleggianti. Ok, sembra... Perché stavi dall'altra parte? Contengono una quantità di dati quasi infinita. E pensare che ci saremmo risparmiati tutto se il roditore non avesse rotto il vetro. Gli stai dando la colpa. Non penso che... Il panico gli ha dato il colpo di grazia. Ehi, Groot, hai avuto qualche segnale da Cosmo? Io sono Groot. No, ancora niente. Forse una volta sul ponte avremo un segnale migliore. Ehi, non credo che funzioni così. Ok, ci siamo, il centro di comando. E quello sarà il terminale di controllo del Nexus. Speriamo di trovare qualcosa di utile. Che? Chissà che serve. Niente di utile, immagino. Nova Corps e la loro merda amministrativa. Forse serve una scheda anche per il bagno. In teoria, secondo me dovrebbe essere un gioco super censurato. Di pisciare dove e quando vuole. Rocket. Lo dicevo che era un mostro. Usa un linguaggio. Aspetti a te, Quill. Molto insolito. Sì, sì, pure prima potevo. Che il Nexus nasconda delle trappole. Ah, questo spiega tutto. Ehi, non sono io quello impaziente di saperne di più, è Quill che dovrebbe guardare. Bloccato. Chissà se... Nicky non voleva assolutamente che la madre sapesse della chiave che mi ha dato. Se la scheda di una ragazzina aggira il Nexus... Siamo dentro! Ma che dici? Sì! Ragazzi, ci siamo! Vai su precedenti penali, Quill, voglio vedere i miei. 20 unità che il mio è più lungo. Tu stai? Leggete e piangete, perdenti. Non c'è un crimine per cui non sia stato condannato almeno una volta. Per condannarti ti hanno catturato. Che reati, immagini. Qui deve esserci qualcosa. Forse è qua? Ehi, quella è... La nave che abbiamo trovato nella zona di quarantena, sì. Di quando è il filmato? Qui è più forte. Siamo vicini. Quanto vicini? Chi può dirlo? Troppa interferenza. Centurione Corel! C'è qualcosa? Ehi! Tu cosa? Attenzione! Grazie! Entrata dopo che noi... Oh, razzo. Quella cosa... non sarà... È la creatura che ha divorato il nostro mostro. Uff. Può essere un sacco di cose. Ci sarà un motivo se è una zona vietata.
Io sono Groot. No, tu sei un mucchio di balle. Quell'affare non ci riguarda per niente. La gemma che ha preso Corella. Quella a cui abbiamo sparato dentro la zona di quarantena. Abbiamo? Sei tu che hai sparato. Ok, le ho sparato io. Il punto è che quell'essere d'ombra è uscito da lì. È colpa nostra. La zona di quarantena è una vera trappola. Ok, abbiamo liberato un essere d'ombra. Ne siamo usciti vivi. Ce l'avrà fatta anche la tua ragazza. Ma se non hai fatto altro che dire che è morta. Magari è viva, magari è morta, chi lo sa. La cosa importante è che noi stiamo bene. Corell è tosta. Se qualcuno ce l'ha fatta è lei. Lo so. Non c'è niente qua. Pensavo. Ui. Guardiani della galassia. Purtroppo c'è stato un malinteso. A me sembra tutto abbastanza chiaro. A volte certi sacrifici sono necessari. Ho fatto un controllo. Groot, punta alla gamba. Grande unificatore Raker, giusto? Innanzitutto che bello trovare qualcuno che ci conosce, vero ragazzi? E che bello che non avete provato subito a ucciderci, soprattutto i tuoi due amichetti. Potevano farci a pezzi in due secondi appena siete entrati. E di questo noi vi siamo molto grati. Detto questo, avremo giusto un paio di domande, tipo... Dove sono il centurione Corell e sua figlia? Che è fatto di Lego? Siete venuti a cercare la verità. Gioite. La matriarca desidera condividerla. Questa è una pessima notizia. In che senso non risponde? Venite. La matriarca attende. Matriarca. Che cos'ha il teletrasporto? Niente, Fufi non risponde. Siamo bloccati qui. Ehi, la palla di pulce ci ha lasciato tenere le armi. Dimostra un'assenza di paura. È una tattica consolidata. I guerrieri catatiani combattono spesso completamente nudi. Non provare a spogliarti. Anche se questo potrebbe essere un ottimo diversivo. Ma anche no. C'è qualche altra idea? Sai sbavare? Sì, so sbavare. Sai dimenarti? Sì, me la cavo bene. Ok, al mio segnale, cadi, sbava e dimenati. Mentre sono distratti, scappiamo per uno dei corridoi laterali. E io invece? Beh, tu, ecco, ti sacrifichi per noi. Non se ne parla. Oh, seguitemi. Forza, Quill, ora afferrati il petto e cadi. Trova un altro piano. Che cosa faranno? Comunque questo gioco è spettacolare, c'è una trama pazzesca. Sembra, non lo so, a parte alcune parti dove forse questo episodio potrebbe essere stato forse quello un po' più noioso, però è spettacolare. Ci vediamo insomma al prossimo video. Bye!